Giovedì 3 dicembre 2015, sono le 21:27, una buona serata da Valerio Valeri e da Davide Di Carlo. Buonasera a tutte e a tutti i nostri ascoltatori. E siamo di nuovo qui su RadioRomaFutura.it per Roma Futura Informazione, il secondo appuntamento di questa rinnovata rubrica di approfondimento politico, di attualità. Andiamo insomma un po' nella profondità delle cose, affrontiamo puntata per puntata un tema differente. Abbiamo esordito con uno speciale su Parigi 2 settimane fa, dopodiché c'è stata una pausa per insomma motivi vari di impegni. Oggi il nome della puntata, come chi ci segue tra di voi anche su Facebook avrà potuto notare già da ieri, è Riprendiamoci il futuro. Riprendiamoci il futuro perché quando si pensa al futuro si pensa anche al lavoro, il lavoro che dà certezze, almeno per chi ha bisogno ovviamente di lavorare e per sentirsi come dire completo e come dice anche insomma la nostra costituzione, per essere una persona dignitosa e vivere in maniera dignitosa. Purtroppo questo diritto, perché il lavoro è un diritto, non è garantito a tutti, e anche quando si ha un lavoro si rischia poi dalla sera alla mattina di vederselo levato nei modi più assurdi. E perché dico questo? Perché oggi grazie anche al lavoro di redazionale fatto da Davide Di Carlo, fatto da tutti, riusciamo oggi per questa puntata in particolare, ti sei dato molto da fare, riusciamo insomma a parlare di quello che sta succedendo all'Uptime SPA. Ce lo puoi spiegare, Davide? Sì, vabbè, innanzitutto io mi soffermo un attimo per raccontare un pochino quello che sarà la puntata, perché come l'abbiamo deciso di strutturarla. Siamo partiti non seguendo comunque il solito filo logico che si segue durante delle trasmissioni, talk radio, trasmissioni anche televisive, cioè partire magari dal nazionale per arrivare a parlare comunque del livello comunale. Oggi noi partiamo al contrario, partiamo dal comune per poter arrivare e collegarci quindi anche al problema dell'uptime e quindi anche di un DDL degli appalti comunque, che è stato votato alla Camera, adesso deve essere votato dal Senato, e quindi per parlare un pochino
di quello che succede a livello nazionale. Cos'è l'Uptime? L'Uptime sono, come hai detto tu, questa azienda, questa SPA legata alla SDA, che poi, come vedremo con Miriam Criscito, la responsabile dell'Uptime, dei lavoratori dell'Uptime, sono quei signori che comunque rispondono sempre al telefono per quando ci sono dei reclami riguardanti comunque le Poste Italiane. Quando c'è da fare un reclamo, tu chiami comunque il call center delle Poste e rispondono proprio loro. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che queste persone rischiano comunque a marzo di perdere il loro posto di lavoro, e comunque senza andare troppo oltre, perché poi Miriam, come abbiamo detto, ci racconterà, stanno lottando proprio per mantenerlo questo posto, per poter continuare quindi a tenere saldo il loro futuro. E proprio per questo, quindi, riprendiamoci il futuro. Per quanto riguarda Roma, perché riprendiamoci il futuro? Perché comunque noi sappiamo che Roma ha conosciuto momenti migliori, e questo è un periodo comunque difficile per la capitale, che con il commissario Tronca e con il prefetto di Roma Gabrielli sta cercando comunque di far rialzare la testa, anche in prossimità di un grande evento, un evento straordinario voluto fortemente dalla Santa Sede e da Bergoglio, Papa Bergoglio, che è il giubileo che inizierà l'8 dicembre. Quindi diciamo che bene o male abbiamo fatto un pochino abbiamo descritto un pochino quello che, di cui si discuterà oggi in trasmissione, senza dimenticarci che oltre a Torquatia, la Miriam Criscito, interverranno anche l'onorevole deputato romano del PD Marco Miccoli, ma anche il sindacalista della CGIL Azzola. Sì, è il segretario nazionale della SLC CGIL, quindi tutti quelli che si occupano insomma dei lavoratori nel campo delle telecomunicazioni. È stato molto disponibile, insomma, gentile, perché l'ho contattato neanche 10 ore fa, quindi esatto. Insomma, si è subito prestato. E io andrei alla prima pausa musicale. La playlist di oggi, insomma, è collegata in parte al tema di oggi, al tema del lavoro. E in parte no, io inizierei subito con i Coldplay, Everything's Not Lost, quindi non tutto è perduto, e questa è la speranza che noi, è l'augurio che facciamo ai 100 lavoratori, e non solo a loro, ma in questo caso ai 100 lavoratori, alle 100 famiglie dell'Uptime. When I counted up my demons, saw there was one for every day. With the good ones on my shoulders, I drove the other ones away. So if you ever feel neglected, and if you think that all is lost, well, I'll be counting up my demons, yeah, hoping everything's not lost.
E torniamo in diretta su RadioRomaFutura.it, questa è Roma Futura Informazione, tema di oggi riprendiamoci il futuro, ma come antipasto della puntata abbiamo intanto sentito i Coldplay, Everything Not Lost, quindi non tutto è perduto e speriamo che sia un buon augurio, come dicevo prima, per i nostri amici dell'Uptime e per tutti i lavoratori che in questo momento, tra privatizzazioni e altri problemi, insomma, rischiano grosso, ma speriamo che non sia tutto perduto anche per la nostra città. Vogliamo essere ottimisti, ne parliamo con un presidente di municipio, Daniele Torquati, presidente del quindicesimo. Benvenuto Daniele, ciao. Salve a voi, grazie a te della chiamata. Vai Davide. Eccoci Daniele. Sì. Ciao Daniele, Davide di Carlo. Allora, posso darle il tu, no? Sì. Allora, senti Daniele, guarda, io partirei innanzitutto con la prima domanda, che comunque riguarda un pochino il futuro prossimo, anzi prossimissimo, della nostra città, della capitale, riguardante quindi il giubileo. Come tu sei, comunque, a parte essere comunque coordinatore dei presidenti di municipio, quindi un incarico estremamente importante perché coordini effettivamente quegli amministratori ancora rimasti in carica, eletti quindi dal popolo, visto quello che è successo comunque di recente al Consiglio Comunale. La domanda che faccio, sempre relativa al giubileo, riguardo comunque alla sicurezza, perché comunque è un tema centrale, e visto e considerato che lei comunque... Tu governi un municipio, che è il quindicesimo, che ha due quartieri, che sono quelli comunque relativi a Ponte Milvio e alla zona dello stadio. Vorremmo capire come comunque vi state muovendo per quanto riguarda quindi la sicurezza. No, devo dire che a parte il giubileo e questo periodo difficile in generale, visti i fatti di Parigi, un ottimo strumento che era stato messo in campo subito dopo l'incarico del prefetto Gabriele, quello dei tavoli per l'ordine e la sicurezza dei vari municipi, che in qualche modo ci mettono nelle condizioni di riportare il tema della sicurezza in generale, ma anche dell'ordine pubblico sui territori e calarlo sulle realtà.